Colleghi, mister Inzaghi è pronto a rispondere alle vostre domande. Iniziamo con la prima. Consolato CCU, Stretto Web. Mister, buonasera. Io faccio un po' la stessa domanda che ho fatto al direttore, per quella che è una mia ovviamente impressione. Ho visto, soprattutto nella ripresa, può essere magari l'emblema della sostituzione di Cagliolo, una squadra poco serena, nel senso che è una squadra che comunque nel primo tempo fa la sua partita, non si disunisce, però appena c'è un attimino una situazione un po' particolare, qualche errore, perde un po' di serenità e poi, come è successo penso contro la Spallo, come anche a Palermo, ho preso il gol un attimino, c'è una situazione un po' così. Se anche lei è dello stesso avviso? Ma guarda, parto da un presupposto che Cagliolo non stava bene, ha stretto i denti, aveva un problema muscolare, per cui con le due palle non era per frenesia. La squadra non l'ho vista frenetica, il primo tempo, mi ripeto, ma abbiamo fatto un primo tempo pressoché perfetto, perché insomma non vedere il Pisa passare alla metà campo, una squadra così forte, e noi abbiamo avuto tante situazioni, dovevamo andare in vantaggio di 3-2, in questo momento non ci va bene nulla, e poi al primo colpo di testa da fuori area per la seconda volta consecutiva, e non l'avevo mai visto nella mia carriera, prendiamo incrocio e gol. E poi dopo la partita cambia, perché è chiaro che vai sotto immeritatamente dopo 10 calci d'angoli a 0 e 11 tiri a 1, e poi siamo umani, sono umani ragazzi, però dobbiamo ripartire da qui. Io sono oggi ancora più convinto di avere una grandissima squadra, un grandissimo gruppo, ci prendiamo i fischi, ci dispiacciono, perché a fine partita ho avuto la sensazione che fossimo ultimi in classifica e già retrocessi, come ci davano tutti all'inizio. Invece poi ho guardato la classifica e siamo terzi, per cui rimbocchiamoci le maniche, trasformiamo i fischi in applausi. Però io sono molto orgoglioso di questa squadra, gli faccio gli applausi io ai miei ragazzi, perché sono fantastici, e sono sicuro che continueremo a fare quello che di fantastico abbiamo fatto fino adesso. Abbiamo perso 3 partite, ci brucia, siamo incazzati neri, ma siamo anche realisti, non eravamo dei fenomeni prima, non siamo diventati dei brocchi. Io devo essere molto coscienzioso, devo essere molto equilibrato, ho visto che qui c'è poco equilibrio, per cui andremo avanti e sabato andremo a vincere, trasformeremo i fischi di oggi in applausi e magari ci accorgeremo che siamo là a lottare per qualcosa di impensabile inizio anno. Franco Pelliganuo, Gazzetta del Sud. Mister, il suo collega prima ha detto tutta onestà che questa è una partita che doveva finire in parità. È stato, a mio parere, preciso, reale, anche perché per tutto quello che abbiamo visto al primo tempo, se il primo tempo fosse finito 2-3-0 non c'è stato nulla da dire. Poi la Regina ha subito questo gol con Gargiulo e praticamente non ha avuto la forza di reagire, è come se fosse scomparsa dal campo, è diventato un po' tutto un caos perché c'era questa sorta di affanno a voler riprendere la partita. È arrivato poi quel rigore, insomma, è notte fonda. E questa è la partita. Penso che sia stato onesto, insomma, il primo tempo avremmo meritato di finirlo in vantaggio, nel secondo, quando prendi gol, in questo momento ci capita al primo tiro, ma neanche il primo tiro, perché come ripeto, non è stato neanche un colpo di testa da fuori area come a Palermo. Ci gira veramente male, e allora la squadra, poi siccome sono umani, una partita che devi essere sopra, vai ancora sotto per la terza volta probabilmente immeritatamente, e allora un po' di ansia ti prende. È chiaro che poi non dovevamo prendere il secondo gol in quel modo, ma lì ci lavoreremo. Ma io sono veramente molto sereno, un po' rammaricato, perché ho visto insomma i miei ragazzi molto giù, e lunedì alla ripresa gli farò vedere la classifica, tutto quello che di buono hanno fatto, quello gli farò vedere qualche articolo di luglio, quando la Regina era un passo dal baratro, e se ci avessero detto allora di firmare col sangue ed essere terzi oggi l'avremmo fatto tutti, per cui
ci dispiace, però ripartiamo con grande carica e sono sicuro che ci prenderemo le soddisfazioni che fino qua ci siamo tolti. Giorgio Rovere, Piano TV. Mister, la Regina è partita quest'anno da un foglio bianco, quindi tutto nuovo, giocatori nuovi, staff nuovo, gli avversari non avevano dei riferimenti, quindi secondo me nel girone di andata l'effetto sorpresa e l'effetto entusiasmo del gruppo ha fatto la differenza. In questo momento si sta pagando adesso la mancanza dell'effetto sorpresa e un po' di calo dell'entusiasmo? E poi un'ultima cosa, la lascio rispondere, su Boa ho visto un ragazzo che puntava l'uomo, lo saltava, arrivava sul fondo e crossava, con Gori e Stelec si può avere una diversa delle variazioni tattiche? Ma non penso che gli altri ci sorprendano, perché se guardiamo le partite, le prestazioni, io devo partire da quello, al di là di un risultato, per cui creiamo, giochiamo bene, per cui l'effetto sorpresa o no, io penso che la squadra abbia mantenuto la sua identità, abbia un'identità. È chiaro che abbiamo cercato, avendo adesso insomma qualche centravanti in più, di poter mettere una prima punta insieme a Menez, e oggi l'abbiamo fatto molto bene, soprattutto nel primo tempo, per cui poi è entrato bene, purtroppo insomma è stato espulso, è giovane e anche lui migliorerà, insomma abbiamo tanti giovani, oggi avevamo parecchi insomma abbiamo messo anche Strelle, che è un 2001, insomma è vero che i giovani vanno aiutati, supportati, ma io, come dicevo prima, sono molto molto sereno, arrabbiato, perché una partita così minimo va pareggiata e sarebbe già stato difficile da digerire, la perdi 2-0. Però non mi voglio ripetere sui numeri, sulle prestazioni, andiamo avanti, guardiamo la classifica, siamo terzi, sono molto fiducioso, questi ragazzi lavorano molto bene, sono sicuro che ritorneranno gli applausi, ecco. Antonino Massara, Antenna Febbea. Sì, mister, naturalmente la domanda era sul cambio nel momento in cui esce Gagliolo. Ci aspettavamo magari l'ingresso di Di Chiara anziché lo spostamento di Perozzi a sinistra, e poi l'analisi che si faceva era legata ai cambi, al di là non sono riusciti a incidere, per esempio Canotto, Cicerelli, ci aspettavamo di più, invece non hanno determinato quel passo che probabilmente anche lei si aspettava sulle fasce. È un calo fisico, è un calo di tensione, oppure ma no, quelli che sono entrati in un momento, in una situazione della partita chiaramente più complicata, poi abbiamo preso gol, e quando prendi gol chiaramente un po' ti sbilanci, per cui no, non penso. Oggi io non mi piace trovare colpevoli, se no insomma io mi prendo le mie responsabilità, sono allenatore, però sono molto contento di questi ragazzi, al di là di queste ultime tre partite, come dicevo prima siamo arrabbiatissimi, perché non si possono perdere giocando in questo modo, se l'abbiamo persa perché qualcosa dobbiamo migliorare, però conosco solo una ricetta, che è quello del lavoro. Però dico solo che non bisogna mai dimenticare quello che è stato fatto, perché adesso è troppo facile non ricordarsi dove eravamo qualche mese fa, è facile volare in alto, io ho sempre detto che bisogna tenere i piedi per terra, ci sono squadre costruite per andare in A che stanno lottando per non retrocedere, per cui penso che questa squadra, se guardiamo il percorso e dove siamo arrivati e dove siamo in classifica, vada applaudita. Poi oggi ci prendiamo i fischi giusti, perché abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere, ma dobbiamo ripartire al più presto. Sì, sì, no, no, ma infatti ringrazio insomma il pubblico, quando siamo usciti c'erano gli applausi, ma io i fischi fanno parte di questo mestiere, come si prende gli applausi e si canta insieme alla nostra gente, si prendono i fischi, si va negli spogliatoi a testa bassa, ma questo è ancora più bello, a me mi gasa ancora di più, perché guardo la classifica, sono felice, sono terzo, me la gioco con tutti, la Regina, la dignità, quando vengono qui una squadra come il Pisa che l'anno scorso lottava per la A e a gennaio ha speso 2 milioni per comprare un centravanti e ti dicono che forse gli andava bene il pareggio, ecco, allora ci vuole un po' più di equilibrio da parte di tutti, perché ci aiuterà a crescere come ambiente e come tutto.
Manuel Soluri, RTC Calabria. Sì, mister, a mio avviso si affrontavano due squadre abbastanza simili, no? Ordinate, anche agili, in attacco e in fase di costruzione. Peraltro reduci provenienti da due momenti analoghi, no? Con qualche risultato negativo di troppo e qualche prestazione poco brillante, ma mi riferisco solo ai risultati. Ti chiedo, ci sono state difficoltà proprio nell'affrontare una squadra simile come la Regina, e poi una valutazione sulla prestazione degli attaccanti? Ti aspettavi magari un po' più di cattiveria sotto porta, essendoci state le occasioni, essendo state create le occasioni, specie nel primo tempo? E una valutazione sull'arbitro? Grazie. No, l'arbitro è un buonissimo arbitro, questo mi piace molto, per cui ha fatto una buona partita e sinceramente era una partita che temevo, perché il Pisa, insomma, da quando è tornato D'Angelo, insomma, non ripeto quello che ho già detto che penso del Pisa. Sono sempre più convinto, dopo aver visto tutte le squadre, aver visto come ce la giochiamo, che ci possiamo divertire. Però deve entrarci in testa questo pensiero, perché se qualcuno ha fatto qualche volo pindarico un po' troppo alto, bisogna che ritorni alla realtà. Noi non molliamo niente, siamo lì, siamo forse a 5 punti sopra la zona playoff, siamo terzi, secondo me giochiamo bene, la squadra dà tutto. Poi le partite si possono perdere, ma se si è tutto uno da questi momenti si diventa ancora più forti, per cui sono arrabbiato per il risultato, ma carico per ripartire al più presto. Domenico Geria, Regione del Pallone. Buonasera mister. Un primo tempo ad altissimo ritmo, fa male poi vedere al 90esimo quel risultato di 0-2 che è molto demeritato, però come ha detto anche lei in precedenza ci sono degli episodi come colpo di testa che ha portato all'1-0 molto simile a quello di Palermo, sono episodi davvero molto, se vogliamo dire, tirare in ballo la sfortuna in questi casi. Però ecco, ricordo che a luglio, ad agosto, si è sempre detto che sarebbe arrivato un momento della stagione in cui qualcosa non sarebbe andato per il verso giusto. Ecco, forse è questo il momento in cui bisogna stringersi di più, perché è questo il momento in cui le cose non stanno girando bene per vari episodi. Sì, ma è ciclico, si sapeva che sarebbe, probabilmente speravamo di no, ma che sarebbe arrivato un momento, ma diciamo che un momento complicato per le occasioni, ma non penso per le prestazioni. Insomma, penso che tutti voi mi dite sempre le stesse cose, anche voi a fine partita, la squadra ha fatto bene, primo gol, anche perché se vado a vedere il cross di Palermo, il cross di oggi, noi lavoriamo sui cross sotto l'area, la marcatura dentro l'area, ma su un cross da tre quarti campo col giocatore coi piedi sul limite dell'area, di solito quei colpi di testa finiscono in mano al portiere, ci sono finite due volte sotto l'incrocio, c'è demerito, ma veramente su questi episodi in questo momento ci va tutto storto, e allora dobbiamo ripartire dalle prestazioni, ripartire dalla classifica, ripartire dal fatto che la squadra ha un'identità, che la squadra lotta, che si allenano bene. E io l'unica cosa che conosco in questi momenti, ricordando sempre che siamo terzi, non siamo ultimi e già retrocessi, col sorriso e con cazzimma, perché siamo molto arrabbiati per i risultati meritati che stanno arrivando, sabato ci riprendiamo tutto. Ciao. Va bene? Ciao. Va bene così? Sì, ok. Ciao.